sfoglia Gallery, la band arrivata quarta alla 12ª edizione del talent show di Sky 1 si racconta fra il passaggio da Asia Argento a Lodo Guernsey e i progetti per il futuro. Compreso il sogno di collaborare un giorno con Bork, il nome Bowland, che in farsi significa altro, lo hanno scelto in 1 ora e mezza, scarabocchiando su una pila di fogli bianchi. È un nome che suona bene, che comunica la nostra voglia di mirare in alto, spiegano Leila Mostofi, Saida Mann e Payman Fani, quarti classificati della 12ª edizione di X Factor, l'ultima band sopravvissuta al passaggio di testimone fra Asia Argento e Lodo Guernsey. Asia ci ha capiti subito, avevamo dei gusti molto affini, aggiungono i 3 ragazzi iraniani sostenuti con amore da Lodo, che, alla finalissima al Forum di Assago, indossava una maglietta con su scritto "Voglio bene ai Bowland". A post shared by Bowland chiocciola Bowland Official on November 22, 2018 at 1141 MPST. Lodo era come un amico che conoscevamo da anni e da subito abbiamo instaurato un rapporto personale molto intimo. Punto ci copriva le spalle, ha sempre sostenuto le nostre scelte ed è stato sempre collaborativo, raccontano i ragazzi con voce bassa, ferma, provata da una notte insonne. Said e Payman erano al liceo quando hanno conosciuto Leila, anche lei di Teheran. Trasferitisi a Firenze per motivi di studio, i 2 ragazzi, che facevano già musica insieme, scoprono le doti canore di Leila un giorno qualunque, per puro caso. Da allora diventano i Bowland, la band dal sound raffinato che, 2 anni fa, vince il primo premio al Toscana 100 Band festeggiando l'uscita di Floating Trip, il loro primo album. Con Anastasio, il vincitore con cui hanno instaurato un rapporto bellissimo, speciale, pubblico. Poi, un inedito dal nome Autunno, disponibile a partire dal 14 dicembre. Il vostro repertorio è quasi tutto in inglese, anche se in autunno lei la canta in italiano. L'italiano è una dimensione completamente inaspettata. Era Leila che, all'inizio, era spaventata all'idea di cantare in italiano e, invece, ci siamo riusciti ed è stata una bella scoperta. Che Leila fosse una cantante lo avete scoperto molto dopo che suonavate insieme. In che modo? Leila, sono sempre stata molto timida e nessuno sapeva che potevo cantare. A un certo punto, però, ho deciso di fare outing, ho registrato la mia voce su un demo che Said e Payman avevano realizzato e gliel'ho dato perché lo ascoltassero. Interrompono i ragazzi, per noi è stato uno shock. Prima facevamo musica per divertimento ma, dopo aver sentito la voce di Leila, abbiamo creato un vero e proprio progetto. Vi manca Teheran? Ci manca tantissimo. L'ultima volta che ci siamo andati è stata un anno fa, più o meno in questo periodo. Pensiamo, però, che a questo punto sia importante rimanere qui, in Italia. Anche solo perché questo tipo di musica è più facile che sia apprezzata in Europa. Il vostro è un sound sperimentale e i rumori realizzati da oggetti comuni come un bicchiere e un macina spezie sono un marchio di fabbrica. Cosa portate dell'Iran nella vostra musica? Non sapremmo dirlo, perché è una cosa che notano di più gli altri. Noi non ce ne accorgiamo, per noi viene naturale scavare e fare uscire noi stessi. Il risultato è un sound molto profondo, che racchiude tanto della nostra terra e di quello che siamo. Un sogno nel cassetto. Ci piacerebbe portare la nostra musica in tutto il mondo, farci conoscere anche fuori dall'Italia. Anche perché pensiamo che il nostro progetto sia molto internazionale. Con chi vi piacerebbe collaborare, in futuro? Possiamo sognare in grande? Allora diciamo Massive Attack, Tricky, Tom York e, naturalmente, Bjork che, però, di norma non collabora con nessuno. Anche se a ogni album cambia producer, perciò chissà.